Percentuali di guarigione altissime per malattie tumorali. Rischio di eventi cardiovascolari ridotto con aumento dell'aspettativa di vita sopra gli 80 anni. Per questi risultati straordinari è fondamentale prevenire. Grazie alla prevenzione, trattare un tumore allo stadio iniziale significa guarire spesso al 100%. Fare una stratificazione personalizzata del rischio cardiovascolare vuol dire abbattere in maniera significativa infarti ed ictus, ma soprattutto vivere una vita di qualità. Per fare prevenzione completa, soprattutto in certe fasce di età, servono indagini approfondite, tempi per eseguirle, danaro e risposte adeguate. Insomma, serve il quadro clinico globale, il check-up globale. Quello che io vorrei sottolineare ancora è la sintesi. A me come paziente piacerebbe pensare che ci sono persone, ci sono professionisti preparati che si mettono intorno a un tavolo e parlano di me, parlano della mia situazione, parlano delle mie patologie, parlano di quello che devo o non devo fare. Questo credo che sia la cosa più importante. A Villa Silvia, un'equipe di specialisti di alta professionalità, internisti, cardiologi, endocrinologi, oculisti, otorino, ginecologi, urologi ed altri, si confronteranno alla fine per dare al paziente un quadro clinico completo. In una sola mattinata vengono eseguite indagini chimico-cliniche e tutte le consulenze specialistiche necessarie. Oltre che per il Global Check, Villa Silvia di Senigallia garantisce le stesse modalità di servizio per la diagnosi e la cura dell'ipertensione arteriosa, l'analisi, lo studio e la cura delle malattie cardiache. Da piccole idee nascono grandi cambiamenti. In questa frase si può racchiudere il significato e tutta la filosofia che sottende la nostra attività in questo momento, in cui noi tutti come azienda siamo volti al raggiungimento dell'eccellenza in quello che noi facciamo. Torniamo ancora ai Bagni 14 Village sul lungomare nord di Senigallia, dove, come promesso, ci è venuto a trovare anche il vice sindaco Maurizio Memè, in compagnia di Fabio Girolimetti. Sì, grazie Ciro, ancora qua dai Bagni 14. In precedenza avete visto l'intervista con il sindaco Maurizio Mangialardi. Oggi abbiamo buona parte dell'amministrazione, della giunta, quest'oggi con noi ai Bagni 14 Village. Ci è venuto a trovare anche il vice sindaco Maurizio Memè, nonché assessore ai lavori pubblici. E allora, assessore, 100 giorni di governo, innanzitutto che esperienza è stata finora? Ma una bella esperienza, chiaramente alternata da momenti di grande gioia per l'incarico, per le elezioni, poi altri momenti più importanti dove abbiamo dovuto dare risposte importanti, soprattutto sul litorale dopo gli eventi meteorologici di fine giugno. Sotto il profilo proprio del suo assessorato, quindi l'assessorato ai lavori pubblici, ci sono interventi importanti, parliamo ad esempio del bosco urbano di Cesanella e delle saline. Sì, questi sono due sicuramente interventi molto importanti che qualificheranno in modo determinante la nostra città. Una città sempre più sostenibile e quindi dove il verde primeggerà. In pratica 14 ettari di bosco urbano saranno realizzati alla Cesanella, 9 ettari di bosco urbano alle Saline, chiaramente con piante autoctone del territorio, cioè pini e olmi che determinano il litorale come era tanti anni fa, e per quanto riguarda l'asse verticale gli olmi come ci ricordano le nostre campagne e le nostre colline. Molto attesi anche i giardini catalani. Sì, qui invece si parla di una riqualificazione chiaramente urbana, di un pezzo della nostra città, quindi del centro della città, anche qui un intervento atteso da tanti anni, però siamo riusciti a portarlo in porto e quindi settembre, massimo ottobre inizieranno i lavori di riqualificazione. Come sta lavorando la squadra di giunta? Il sindaco Mangialardi non è mai avaro di elogi, state lavorando bene in squadra? Sì, sicuramente la forza di questa giunta è il lavorare in team, cioè quello che ci contraddistingue è che i problemi dei singoli assessorati vengono condivisi tra tutti noi, e questa è la forza di questi primi 100 giorni di governo. Bene, ringraziamo molto per esserci venuto a trovare qua ai Bagni 14 Village e naturalmente le auguriamo, assessore, buona estate. Grazie anche a voi, grazie ai telespettatori e buona estate anche a voi. Grazie dunque al vice sindaco Maurizio Memè, la linea di nuovo a Tieciro.
Grazie ancora a Fabio Girolimetti, al sindaco Maurizio Memè. Allora, siamo in chiusura di questo nostro appuntamento del sabato dai Bagni 14 Village, dove vi ricordo domani appuntamento con la grande animazione di Scimpa, tra l'altro per i bambini qui tutti martedì, giovedì e sabato pomeriggio dalle 16 alle 17 c'è sempre qualcosa per divertirsi. Vi ricordo intanto che la prossima settimana ci sarà un torneo di Beach Soccer venerdì e sabato della prossima settimana, poi domenica 25 la salsicciata, il sabato, venerdì, sabato e la domenica seguente anche un torneo di Beach Tennis, insomma veramente tanti avvenimenti ai Bagni 14 Village di Stefano Mazzarini, a dove torneremo assieme anche domani per la puntata di Nero su Bianco della domenica. Con il sottoscritto invece l'appuntamento è rinnovato ancora qui per sabato prossimo. Arrivederci.